occhi chiari, sorriso beffardo e figlio della Roma Bene, assassino, stupratore, rapinatore e bugiardo seriale, ribattezzato Angelo del Male. Questo è Angelo Izzo, il massacratore del Circeo. Nasce nel 1955. Primo di quattro figli, trascorre la sua infanzia e adolescenza nel quartiere Trieste Salario, al confine con i Parioli. La madre ha una laurea in lettere, ma è casalinga. Il padre è un costruttore, con un portafoglio di importanti conoscenze e una reputazione di professionista serio e stimato. Izzo cresce come un ragazzino vivace, sveglio e dinamico. Così vivace, però, che a 14 anni sfiora già il riformatorio. Durante gli anni scolastici, al San Leone Magno, un istituto cristiano cattolico, preferisce dedicarsi all'attività sportiva anziché allo studio, dimostrando una predisposizione per gli sport di contatto. Appena tredicenne entra a far parte della Giovane Italia, gruppo studentesco del Movimento Sociale Italiano, ma è attorno ai 20 anni che Angelo incrocia quel mondo che gli cambierà la vita, quello della militanza politica armata. All'inizio degli anni 70, quel ragazzino smilzo con gli occhi chiari, insieme agli amici Andrea Ghira e Gianni Guido, uniti tra loro dall'inclinazione politica e dall'indole violenta, diventa noto alle forze dell'ordine come uno dei pariolini neri violenti. In pochi anni i tre si macchiarono dei diversi reati. Avevamo il mito del delinquente, cercavamo di uniformarci a quel tipo di visione del mondo. Ma è il 1975, l'anno che cambierà per sempre la sua vita. Guido e Izzo conoscono due ragazze, qualche anno più piccole di loro, e le invitano nella casa al mare della famiglia Ghira, al Circeo. Tra quelle mura, andrà in scena uno dei crimini che più segnerà l'immaginario collettivo del nostro paese, conosciuto come il massacro del Circeo. Le vittime sono Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, due ragazze nate nella borgata di Montagnola. L'eloquio brillante di Izzo e le capacità di carpire la fiducia del prossimo convince le due giovani amiche a seguire i pariolini ad una festa. Ma finiscono invece alla villa di Ghira, dove Izzo e Guido si rivolgono alle ragazze in maniera sempre più spinta, fanno richieste sempre più esplicite di fare sesso. Al rifiuto delle ragazze viene mostrata una pistola. Si presentano come membri della banda dei Marsigliesi. Nel frattempo arriva Ghira. Da quel momento parte l'escalation di violenza. Donatella e Rosaria vengono drogate, seviziate e stuprate. Consideravamo le donne come delle non persone, dei pezzi di carne. Rosaria Lopez, dopo essere stata violentata e picchiata, viene portata al piano superiore e annegata nella vasca da bagno. Donatella Colasanti tenta di avvicinarsi al telefono per chiedere aiuto. Una volta scoperta, però, provano a strangolarla, ma la fibbia della cinta si rompe. Allora la colpiscono con una spranga di ferro. Si finge morta. Dopo 35 ore di torture, Izzo, Ghira e Guido si mettono in auto per andare a scaricare i cadaveri. Qui la svolta. Donatella viene ritrovata in fin di vita nel bagagliaio dell'automobile, una Fiat 127 bianca parcheggiata in via Pola accanto al cadaveri dell'amica. Nuda, il corpo ricoperto di sangue, il volto che raccontava tutto il dolore e le atrocità di quelle interminabili ore. Donatella non ha nessun dubbio, nessuna incertezza. Quello che è accaduto è che era una violenza premeditata, cioè loro erano partiti con l'intenzione di ucciderci. Sono loro tre i colpevoli, sono loro i mostri del Circeo. Incolpa immediatamente i suoi carnefici, dando vita a un processo destinato a cambiare la storia e le leggi del nostro paese. Questo, diranno i giudici, è il delitto del più forte sul più debole, del maschio sulla femmina, del ricco sul povero, del giovane dei parioli su quello delle borgate. Il processo li condanna all'ergastolo. Ghira scappa in Spagna. Si arruola nella legione straniera spagnola e condurrà una vita di latitanza fino alla morte. Izzo e Guido vengono subito trasferiti in carcere, condividono la cella e tentano l'evasione nel 1977 prendendo in ostaggio il maresciallo delle guardie penitenziarie, ma senza successo. 3 anni dopo, la pena viene ridotta a 30 anni per Guido, la cui famiglia ha risarcito con 100 milioni i familiari di Rosaria Lopez, confermato invece l'ergastolo per gli altri due. Izzo prova ad evadere nuovamente nel 1993, quando durante un permesso premio lascia l'Italia. Verrà catturato il mese dopo a Parigi. Nel nuovo capitolo della sua vita carceraria, all'angelo della morte diventa un collaboratore di giustizia. Angelo inizia a fare alcune rivelazioni sulle stragi che negli anni 70 hanno insanguinato l'Italia: Piazza della Loggia, Piazza Fontana, la strage di Bologna.
Anche se Izzo in carcere frequenterà e si associerà ai nomi più importanti dell'eversione neofascista, la maggior parte delle sue dichiarazioni verranno ritenute inattendibili. Nel frattempo in cella conosce Giovanni Maiorano, ex boss della Corona Unita, e con lui stringe un patto. L'ex boss gli chiede di avvicinare la moglie Maria Carmela, 48 anni, e la figlia Valentina, di 12, e di prendersi cura di loro. Nel 2005 il giudice stabilisce che Izzo può lasciare il carcere, il regime di semilibertà, per andare a lavorare nella cooperativa Città Futura, in provincia di Campobasso. Ormai fuori da quelle mura e lontano dalla sua cella, decide di onorare il patto fatto con Maiorano. Izzo intrecerà una relazione amorosa con Maria Carmela, diventando in poco tempo il compagno della donna. Quello che madre e figlia non sanno, però, è che Angelo sta tramando un piano criminale. È l'aprile 2005. Quando a Militello Sannitico Izzo le massacra entrambe in quello che viene ribattezzato il delitto di Ferrazzano. Le due vittime vengono uccise e i loro corpi avvolti nella plastica, quello della piccola Valentina completamente nudo. Sono passati esattamente 30 anni dal massacro del Circeo. Anche questa volta non ha agito da solo. Con lui Guido Palladino e Luca Palaia. Il primo patteggerà una condanna a 3 anni e 2 mesi per concorso in occultamento di cadavere. Il secondo sarà condannato a 24 anni per concorso in omicidio, occultamento e tentativo di distruzione dei cadaveri, poi aumentati a 30. Per Angelo Izzo, invece, un altro ergastolo. E proprio mentre le porte del carcere si stavano chiudendo definitivamente alle sue spalle, il colpo di scena. Izzo si sposa. Ha trovato una donna non solo pronta ad amare l'angelo del male, ma addirittura a gridare la sua innocenza e a chiedere di riaprire i casi che lo vedevano coinvolto. Lei è Donatella Papi, giornalista, che per uno strano scherzo del destino porta il nome di una delle sue vittime. Nel 2009, nel carcere di Velletri, sposa Angelo Izzo. Ho sposato l'uomo che amavo da sempre e lo aspettavo da tutta la vita. Un anno dopo, è la stessa Papi a volere il divorzio. L'unione tra me e Angelo sarà sciolta legalmente. Izzo non è colpevole dei reati che gli sono stati attribuiti, ma di altri fatti gravissimi per la nostra Repubblica. Oltre al massacro del Circeo e a quello di Ferrazzano, nel 2018 Izzo si è accusato anche del sequestro e dell'omicidio di Rossella Corazzin, scomparsa sempre nel 1975, anche se, nonostante la riapertura del caso, giudicarono la sua versione inattendibile. Oggi Angelo Izzo, ormai settantenne, sta scontando la sua pena nel carcere di Viterbo. Non sento un bisogno di pace. Non appartiene al mio modo di essere e fare.